Per chiudere questa parte sulle domande di Uley, diciamo, vorremmo farvi vedere un filmato curato dall'Associazione Iris di Milano. I testi sono di Giuliana Musso, che è una tra le maggiori esponenti del teatro di narrazione e di indagine italiana, e Giovanna Bestetti, che è qui in sala, che è invece una psicopedagogista che svolge attività di formazione sia in ambito educativo che sanitario ed è molto esperta di percorso nascita. Loro hanno registrato Giuliana in una testimonianza di due donne. È chiaro che i quadri che si possono presentare ai professionisti in questa relazione molto complessa, in cui spesso mancano le parole, sono molteplici, sono diversi. Abbiamo pensato che farvi vedere questo filmato potesse essere un modo per calarci nella realtà di quello che può accadere quando noi ci mettiamo in ascolto attivo di una donna. La prima è una testimonianza di un problema importante, la seconda invece vedete un quadro diverso, e abbiamo pensato che potesse essere utile condividerlo. Domande di Uley. Durante l'ultimo mese si è sentita spesso giù di morale, depressa, senza speranze? Durante l'ultimo mese ha provato spesso poco interesse o piacere nel fare le cose? Antonella. Come va, Antonella? Come sta andando? Beh, diciamo che tutto questo casino non me l'aspettavo. Cos'è più difficile per te in questo momento? Tutto, tutto. Non ho più un minuto per me. Non c'è giorno, non c'è notte. È un incubo. Allora aiutami a capire meglio, Antonella. Prendiamo la giornata di ieri. Com'è andata? Allora, lui non dorme mai più di 3 ore di seguito. Quando è sveglio sta tranquillo solo se lo tengo in braccio e a volte non gli basta. Devo camminare su e giù perché stia tranquillo. Mangia sempre, vuole sempre attaccarsi e non mi sembra neanche contento. Cioè, delle volte inizia anche a sorridermi e a parlarmi così. Ma il problema è mio. Sono io che non ce la faccio più. Certi giorni non riesco nemmeno a farmi una doccia. La casa poi è uno schifo, è un disastro. Ma non c'è qualcuno che ti aiuta in casa? Sì, sì, c'è. Mio marito ogni tanto mette su da mangiare. E poi, vabbè, mia mamma. Però mia mamma è anche davvero una stronza, perché lei ha avuto 4 figli, se l'è cavata da sola. È molto dura mia mamma. E da parte di mio marito qui non c'è nessuno, quindi... Comunque alla fine preferisco anche che non li faccia venire su finché sono in queste condizioni, perché mi sento davvero un cesso. Non ho buttato giù neanche un chilo da dopo la gravidanza e non ho neanche tanta voglia di farmi da mangiare, quindi mi butto sulle schifezze e mangio biscotti, cioccolatini. E lo faccio di nascosto perché se mi becca mio marito... Però la cosa che mi pesa di più in tutto questo è che ho ripreso a fumare. E mi vergogno. Mi sento una merda. E se mio marito lo capisce che fumo, è un disastro. Allora prima che lui torni a casa la sera, passo anche un'ora in bagno a lavarmi i denti. Mi lavo, mi rilavo in continuazione. Mi sono fatta venire anche un'irritazione alle gengive. Mi sono fatta uscire il sangue dai denti. Senti, Antonella, ci sono dei giorni che forse va un po' meglio. No. E quando va così, cosa succede? Che quando lui piange mi viene un incazzo. Lo
Lo so che non è colpa sua, poverino. Però mi sembra che lo faccia apposta. Lo so che è un problema mio, perché lui non c'entra, lui semplicemente sente tutto e piange perché io sono nervosa. Ma a me questo incazzo dentro mi viene lo stesso. Credo di essere andata oltre al limite. Non ce la faccio. E allora in quei momenti lì, quando mi viene dentro questa rabbia, vorrei solo andare via e lasciarlo da solo. Lì, dov'è? Non si può. Non sono mica scema, lo so che non si può. Però, allora vado in bagno, mi chiudo dentro, mi lavo i denti. Cosa vorresti per te in questo momento? Non lo so. Ma lo vedi? Lo vedi adesso com'è tranquillo? Sembra un angelo. È sempre così. Quando sono con qualcun altro e chiacchiero e parlo, lui sta tranquillo. E perché secondo te adesso, in questo momento, sta tranquillo? Perché sente tutto. Sente che io adesso mi sto sfocando e sono più tranquilla. E sta più tranquillo anche lui. Credo. Perché io non è che lo capisco tanto. Dori. Il suo bambino cresce molto bene. E la sua pressione è tornata perfettamente nella norma. E l'umore, Dori, come va? La donna sospira, non risponde e attacca al seno il bambino. Durante l'ultimo mese, Dori si è sentita spesso giù di morale? La donna guarda l'ostetrica, non parla, sospira. Che cosa devo dire? No, le chiedo queste cose perché è importante anche sapere come si sente lei. Nell'ultimo mese si è sentita spesso giù di morale, depressa, come senza speranze. Non so. Depressa magari no. No. Però neanche tanto contenta, Perché lui sta bene, bravo, cresce. Però io sono sempre in ballo, allattarlo, cambiarlo, dargli retta. Anche perché a lui adesso piace chiacchierare quando è sveglio. Non sta certo lì da solo a guardare sta giostrina che gira, perché ste giostrine sono veramente un pacco. Il nostro problema è che abbiamo voluto cambiare casa prima che nascesse, no? Dovevano finire i lavori 3 mesi prima del parto, invece sono andati avanti per le lunghe e ho dovuto fare il trasloco proprio prima che nascesse. E poi con la pressione che si è alzata non ho potuto fare nulla. E allora tra mio marito e mia sorella hanno fatto loro a modo loro, cioè senza nessun criterio. Adesso sono io che ci devo mettere le pezze. Sono ancora accampata nella casa nuova, scatoloni ovunque, operai per casa, polvere dappertutto. Ci sono delle giornate che mi viene... Ah, e poi mia mamma, cara mia mamma, è venuta dal Veneto per darmi una mano e solo con la foga di strafare è caduta, si è rotta un polso. Dico, si è rotta un polso, devo dire altro? Dori, mi aiuti a capire un attimino meglio, però. Durante l'ultimo mese lei ha provato poco interesse nel fare le cose, poco piacere nel farle. Ma secondo lei? Ma per come le ho descritto la situazione, di bello che cosa ci può essere? Guardi, l'unico piacere è stato ieri, che è venuta a trovarmi una mia amica e mi ha trascinata di forza dal parrucchiere, che è uno bravissimo, e finalmente ho trovato una tinta che mi piace. Bella, no? Sembra naturale. Allora, io voglio ringraziare sia Giovanna Bestetti che Liliana Musso. E vi voglio leggere una cosa che ho trovato sul suo sito, dove lei dice: ho il desiderio di un teatro che ci guardi negli occhi e che ci ascolti,
di una drammaturgia che nasca dall'indagine e trasferisca sulla scena le testimonianze di chi vive. Penso che sia riuscita in questa operazione con questo filmato. Questi due filmati li abbiamo introdotti perché ci piace cercare poi appunto di portare qualche suggestione diversa alle relazioni con le quali però adesso procediamo.